Cosa andiamo a fare oggi? Oggi andiamo a reagire al gameplay Deep Dive Trailer alla grande. Andiamo a reagire al gameplay di eSports FC24. Tra l'altro, qua sopra, i ragazzi della EA ci dicono Hypermotion 5 e ce lo spiegheranno. Ci spiegheranno i playstyles, ci spiegheranno poi, ci mostreranno il Frostbite e basta. Non credo si parli di carriera allenatore nei prossimi giorni, ci dovrebbero essere delle novità. Anche a me interessa molto di più sapere le novità della carriera allenatore, però alla fine dei conti noi la carriera allenatore la giochiamo e quindi mi interessa sapere qualcosina anche del gameplay. Vediamo se c'è effettivamente qualche novità interessante. Welcome to EA Sports FC 24. My name's Timzy and I'm joined by two experts Neanche from the sottotitoli. development team behind this year's game, Sam and Kancho. Guys, welcome. Hey, excited to be here. Hey, what's up? Today we'll talk about the trinity of technologies delivering this true to football level of authenticity. Hypermotion V, playstyles, and the revolutionized Frostbite engine. So let's just go straight into it. It feels like we have to start with Hypermotion V. So tell me, what's the V about? What's new this year? V stands for the Volumetric Capture Technology. It's a game changer because this is one of the biggest gameplay innovation, and I think the best way to talk about this is to show it. Erling Haaland, oh, tremendous goal! Remember that goal from Haaland against the Dortmund in the Champions League last year? Yeah. We now have exactly the same motion in our game. Oh, can you believe what we've just seen? Wait, that is actually incredible. That's the magic of Hypermotion V. Hypermotion V completely redefines how we go from the real-world matches by using something called volumetric capture technology. This has been a dream of ours for many years, having the ability to get motion capture directly from the real players, the top players playing in the highest possible competitions. That's been a dream. Well, how is that even possible? There is a set of cameras in the actual stadiums all around the pitch, and with these huge matches played in front of the thousands of fans, we'll be able to capture the exact player motion that happens in the real games. So basically what you're telling me is, if it's football, it's in the game. That is incredible. But will these new animations be everywhere across the game? Absolutely. We're talking about passes, shots, talking about tackles. We're talking about hundreds of new, never before seen animations. Movements that are even more authentic to the football than ever before. Especially those world-class actions that only a top player in a competitive match could possibly perform. Grealish, it's in! Nuove animazioni prese direttamente dalle partite nella realtà grazie alle telecamere nello so stadio. Hypermotion V uses volumetric capture from leagues like the Premier League and the Women's Champions League. Does that mean these top players are more authentic in the game this year? Absolutely. Think of Haaland at a full sprint, right? Nobody in the world moves like him. And this year, we can take his volumetric data to create his running style with more authenticity than ever. And even more, thanks to Hypermotion V, we essentially gone from a couple of dozen signature run styles to over 1,200. And with this real world data, it just makes every player unique. And that's what's going into the games. So you play like Man City versus Liverpool, every player is going to be running a bit different. Absolutely sensational! Oh, Madonna, quei movimenti dei portieri mi fanno rabbrividire. In our game, it's everyone on the pitch. Wow. So what you're telling me is Hypermotion V affects Lengthy now. Lengthy is back, absolutely. With Hypermotion V, we have locked twice as many acceleration archetypes, which means more uniqueness, more differences, like in real life. That is incredible. And that's just the first big technology powering authentic gameplay in FC24. I know we could talk about it so much more and in great detail, but we have to move on. So let's talk about tech number two. Yeah. Tell me about these playstyles. So to put it simply, numbers can't always explain the things that great players are able to do on the pitch. Imagine Trent's signature whip cross, or the way that Vinny takes on defenders with his dribbling, or even Sam Kerr's instinctive style of finishing. So the playstyles really represent those signature abilities, adding that new dimension to the game that goes beyond just the ratings. It's more about the way you play. Yes, and each of these playstyles will have two tiers, playstyles and playstyle plus. So the playstyles are the signature abilities that make players unique, and the Playstyle Plus takes these signature abilities from special to spectacular. Amazing. And where did these playstyles actually come from? Just like Hypermotion V, we are using real-world data to power our playstyles. And we've partnered with Opta to inform certain playstyles to our players so they're as authentic as possible. Great, so what sort of gameplay boosts are we talking? I know a lot of people will want concrete examples from you, Sam.
Well, there's so many examples to take off. I really prefer to have players who have a defensive playstyles. And those playstyles will unlock a stop ball tackle, a new feature that we introduce in FC24. Players who will have these playstyles will be able to perform a stop tackle motion. It's an action that will cleanly dispossess the opponent and perfect opportunity to take the counterattack and take the lead. Oddio. And if you have the free kick specific playstyle, so that's going to give you that longer guiding line so you can see exactly where the ball is going to go and you can hit it into the top ends more regularly. Ma questo varrà anche per la carriera? Power shot. Power shot is a new mechanic we introduced last year, and this year the power shot's playstyle really elevates this. Ale, you get faster to the ball, you shoot like a rocket. That's my favorite. Wow. Oh no, come power shot plus addirittura. How many playstyles are there? Do you have a number? In total, there are 34 brand new playstyles in FC24, and they cover every aspect. And what I love about the playstyles, that's something that will truly define the players, make players more unique, portieri, and equip them with their true-to-life tendencies and signature abilities. Try to guess if someone has a power header, acrobatic shot, and power shot. Who is that? I think it's your favorite player, Haaland, right? Haaland, Haaland. Haaland! Oh, tremendous goal! But this isn't in Alisson, just one fatto all'indietro phase of the game, right? It's throughout. Attacking, defending, in midfield, everywhere. Absolutely. Like, for example, the finesse shot with Son, rapid dribbling with Vinicius Jr., tiki-taka with Jude Bellingham. Marta and Trinity Rodman both has a great playstyles combination for both dribbling and finishing. Basically, all your favorite players will have a unique combination of the playstyles that truly defines who they are. So, are we going to see these playstyles in any other game modes? Yeah, for sure. They'll help you make your pro more unique in clubs. They'll help you create that perfect ultimate team. They'll even allow you to personalize your player in career to make your player play just the way you want them to. Amazing. So, I know I don't have the real world attributes to be a trickster, but I would want the trickster playstyle plus, I think. It's the bruiser playstyle plus for me. You don't look like a bruiser, though. You're a lovely man. I just want to smash people. Nobody's getting by me. Well, that brings us to our third in the trinity of technologies this year. What can you tell the people about the revolutionized Frostbite engine? So, as people have noticed throughout this deep dive, the world's game has never looked better than it does this year. The game looks amazing. The players' bodies, their faces, the lighting, the pitch, even the way the fabric on the kids wraps and moves around the players. There's so much more detail and realism in the visual experience we bring in this year, and there is something that I've never seen before. Amazing. I know we want to save a bit of these details for the presentation deep dive. But hopefully, what we've shown already has started to get people excited. Well, I certainly can't wait to start playing, and thank you both so much for taking us through Hypermotion V, Playstyles, and of course, the revolutionized Frostbite engine. Been a true pleasure. Thank you for having us. Thanks, Timzy. We'll see you back soon for more deep dives. Welcome to the club. Okay, finito. E come mi immaginavo, niente per quanto riguarda la carriera allenatore che ci sarà nei prossimi giorni, finisce qui. Non so quanto sia durato, mi sembra 6-7 minuti, adesso lo vediamo un pochettino più nel dettaglio. Diciamo che sono le stesse cose che ogni anno ci dicono, no? Perché ogni anno chiaramente cambiano le tecnologie e quindi graficamente il gioco va a migliorare, e per fortuna si chiama sviluppo tecnologico, mi verrebbe da dire. E quindi anche all'interno del gioco loro trovano nuove tecniche per rendere tutto più realistico. Quest'anno con il nuovo Hypermotion sono riusciti a inserire all'interno del gioco maggiori dettagli grazie anche alle telecamere all'interno dello stadio, che permettono una riproduzione molto più fedele delle azioni di gioco e anche di alcune caratteristiche dei calciatori. Ci hanno fatto vedere appunto la questione di Haaland, no? Quindi se Haaland si dovesse trovare in una situazione del genere, probabilmente farà quella giocata. La stessa cosa vale un po' per alcune caratteristiche di Vinicius Junior o comunque in generale di altre azioni di gioco, ecco. La cosa forse un pochettino più interessante, che può variare nel gameplay, volevo capire se è una questione anche di carriera allenatore, ma non ce ne hanno parlato in realtà, a meno che non me lo sia perso io. I playstyles sono degli stili di gioco che si possono inserire al calciatore, che alcuni calciatori hanno già in realtà. Alcuni calciatori possiedono già alcuni stili di gioco, però volevo capire una cosa, perché qui hanno mostrato un pizzico di carriera giocatore.
Sicuramente alcuni playstyles possono essere inseriti all'interno delle carte di Foot tramite appunto, cioè nell'Ultimate Team, scusatemi, non si chiama più Foot, all'interno dell'Ultimate Team, ma sicuramente questi playstyles sono presenti anche nella carriera giocatore, da qua lo vediamo. Adesso avevamo preso proprio un minutino, proprio neanche un minutino, un secondino. Allora, devo ammettere che questi playstyles mi piacciono perché, non so se avete notato, che ci sono dei playstyles che ti fanno fare giocate che solitamente non si riescono a fare. A un certo punto si è visto un cross praticamente dalla tre quarti, e sui vecchi FIFA i cross dalla tre quarti, anche quando ha recuperato palla Van Dijk, adesso non credo di riuscire a ritrovarlo, anche quando ha recuperato palla Van Dijk e ha fatto subito il cross tipo dalla tre quarti, è stato clamoroso, raga. È stato veramente, veramente clamoroso. Solitamente i cross dalla tre quarti non si riescono a fare. E con un playstyles, forse quest'anno ce la si fa. Vedremo questi stili di gioco in tutte le modalità? Sì, certo. Serviranno a rendere il tuo pro club più speciale. E a creare l'ultimate team perfetto, permettendoti anche di personalizzare il tuo giocatore nella carriera giocatore, facendo in modo che giochi esattamente come vuoi tu. Ok, perfetto. Allora, questi playstyles sono presenti solamente su Pro Club. Come potete vedere, ci sono dei playstyles classici, che sono magari dribblomane o tiro di precisione o cross anticipato. E poi ci sono dei playstyles plus che ti rendono ancora più devastante. La stessa cosa si potrà fare, vedete, su il FIFA Ultimate Team. Questo effettivamente forse varia abbastanza il gameplay e le caratteristiche di alcuni giocatori. Bisogna capire se, per esempio, Van Dijk ha solamente questo Playstyles Plus e lo devi sbloccare, oppure puoi sbloccarne degli altri dal punto di vista della finalizzazione, per esempio. Quello mi chiedo. Se tu volessi inserire un altro playstyle dal punto di vista fisico, puoi farlo o puoi non farlo? Cioè, o semplicemente c'è questo qua già sbloccato e basta, o lo devi sbloccare. E poi chiaramente la carriera giocatore. Per quanto riguarda la carriera allenatore, per quanto riguarda la carriera giocatore, puoi inserire nuovi playstyle, ma non c'è niente che mi faccia pensare, se no l'avrebbero detto, che in carriera allenatore tu possa inserire queste caratteristiche ai tuoi giocatori. Però attenzione, perché le novità di cui hanno parlato per quanto riguarda la carriera allenatore sono di diversi tipologie di allenamenti e allenatori, raga. Quindi valuteremo nei prossimi giorni da farsi. Le altre novità, in realtà, di altre novità in realtà non ce ne sono. Cioè, queste sono un po' le cose classiche che vediamo ogni anno, quindi fatemi sapere un po' voi sotto nei commenti cosa ne pensate. Non nella carriera, sembra che nella carriera allenatore questi playstyle non vengano inseriti, no. Secondo me nella carriera allenatore i giocatori avranno già i playstyle come in realtà sono le caratteristiche dei giocatori, no? Ci sono a volte i giocatori che hanno caratteristica roccia, leader, rimessa lunga, driblomane, ok? Quindi secondo me in carriera allenatore, cioè, hanno inserito quei stili di gioco che c'erano già nella carriera allenatore, li hanno inseriti anche nelle altre modalità, ecco. Mi sembra questo. Io ripeto un po' quello che vi ho detto qualche giorno fa quando hanno presentato il gioco. Io non è che mi aspettassi, perché ho visto che avete criticato molto quel video, ma semplicemente i commenti sono ma cosa ti aspetti? Allora ragazzi, io voglio essere totalmente sincero con voi. Io lo so che la EA si comporta così perché non c'è competizione, non c'è un competitor. Lo so che non avendo un competitor la EA non alza mai l'asticella, se non dal punto di vista grafico e tecnico, ok? Dal punto di vista proprio del gameplay, delle novità, la EA non alza l'asticella perché non ha un competitor. Lo so questo. Io perché acquisterò il gioco? Perché l'ho sempre fatto in questi anni? Perché a me la carriera allenatore, con tutti i suoi cacchio di problemi, mi piace dannatamente. Se no non sarei qui ancora a metà luglio e continuerò fino a settembre. Non vi porterei determinati tipi di video che mi utilizzano 10 ore della mia giornata. A me la carriera allenatore piace dannatamente, mi piace scoprire nuovi giocatori, mi piace spingerli al massimo, mi piace creare squadre esotiche, fare progetti esotici, mi piace tantissimo. E questo non toglie che se dovesse uscire un competitor di alto livello, di alta qualità, io potrei tranquillamente spostarmi se quel competitor rapisce il mio cuore, diciamo così. In questo momento non c'è un competitor. Nel momento in cui uscirà la Master League di PES, nel momento in cui uscirà un Football Manager che non mi
Che non mi annoi dopo decine di ore, ma che mi porti veramente con sé per tantissimo tempo, io lo porterò sul canale, raga. In questo momento, però, a me la carriera allenatore mi fa comunque impazzire, anche se siamo a luglio, ragazzi. Io non ho problemi a giocarci, io ci giocherei comunque anche normalmente. Però è oggettivo, raga, che la EA non abbia cambiato nulla nel suo stile. Io mi aspettavo che, visto che si stava aprendo una nuova era, ci fosse effettivamente un cambio di direzione nel presentare i giochi, nell'inserire novità. E invece no, è esattamente come l'anno scorso, ovvero il primo trailer di Hypermotion, di Frostbite e di piccole novità di gameplay, poi la carriera allenatore, poi sempre lo stesso modo di presentare le cose, sempre lo stesso periodo, diciamo così, e effettivamente l'inserimento delle novità, per ora, almeno per quanto riguarda il gameplay, è risicato, ok? Quindi aspettiamo ved a vedere poi i prossimi giorni le novità sulla carriera allenatore, ma questo è. Magari FIFA 25 potrà essere un competitor. Io lo spero. Perché lo spero? Beh, perché FIFA 25 l'avrà qualcuno diverso dalla EA e quindi avrà un nuovo modo di lavorare. Però anche lì sarà il primo FIFA 25 fatto da una nuova casa produttrice e quindi sicuramente potremo aspettarci magari delle problematiche, però spero sinceramente in una buona profondità. UFL però ragazzi è tutto online, quindi non ci sarà una carriera allenatore. Ma devono ascoltare solo quello che dice Zano, poveri sottomessi. No vabbè, allora io non lo so. Allora, non lo so. Allora, io Zano personalmente lo seguo raramente. Per esempio, adesso che sta facendo la carriera allenatore non lo seguo. Ma perché? Perché io non gioco a foot, quindi chi porta foot non lo seguo. E sinceramente non apprezzo più di tanto chi una volta finito lo spettacolo di foot si sposta alla carriera allenatore così tanto per, ok? Io sono un purista della carriera allenatore, questo ormai lo sapete. Quindi seguo chi mi interessa di seguire e chi penso possa fare un buon lavoro. Non mi interessa della carriera allenatore che porta Zano. Non so sinceramente come funziona il programma partner, ok? Però io mi immagino che un creator così importante e seguito come Zano, che comunque apprezzo perché fa sempre un buon lavoro da quel punto di vista, penso che comunque qualche chiacchiera ci sia stata. Ecco, non so, sicuramente le sue idee per quanto riguarda Foot le avrà date. Non credo che possa essere stato utile per quanto riguarda la carriera allenatore. Io conosco Falconero, no? Che ha contatti con la EA, ma non, cioè non contatti diretti. Io so che Falconero fa parte del programma partner della EA, ma non credo che la EA abbia contatti stretti con Falco. Ecco, è quello che forse dovrei chiedere a lui, ma mi sembra di capire che comunque la EA se ne sbatta un po' le palle, ecco. Non di Falconero, ma in generale di tutto. Zano si lamenta spesso del gioco senza problemi, ma io spero che la EA l'ascolti. Proprio per quello dico. Proprio perché ha tanta influenza il ragazzo. Sembra che la EA faccia solo quello di Sanzano. No, ma non è così. In generale credo appunto che la EA se ne sbatta. Spero che ogni tanto qualche ascolto lo dia. Per quanto riguarda la wishlist, un pochettino abbiamo parlato. Mi dispiace perché penso che EA Sports FC per smartphone abbia la possibilità di upgradare il proprio stadio. Ed è assurdo che non venga inserito anche nella carriera allenatore normale. Il fatto di upgradare lo stadio, no? Quanto sarebbe bello partire con una squadra di basso livello, upgradare lo stadio a seconda della tua situazione economica, ok? Cioè non a caso, a seconda della tua situazione economica, a seconda dei risultati che hai ottenuto, ottieni dei guadagni, a quel punto, alla fine della stagione, quindi per l'inizio della nuova, tu puoi upgradare lo stadio, ma basandoti effettivamente sulla tua situazione economica, tolta magari le spese. Le varie spese, non so, dello staff dei calciatori. Ecco, una cosa minima di questo tipo potrebbe essere interessante. Non ci vuole molto, eh. Basta sommare, lo so che non è così in realtà, ma basta sommare stipendi e non so, le spese che hai avuto. Poi butti su del guadagno in ogni partita vinta o ogni partita giocata in casa. Fai una differenza. Cioè, non è così complicato. Non deve essere per forza preciso preciso sul gioco. A quel punto hai la possibilità di upgradare le tue strutture. Cazzo, raga, su FIFA 10, mi pare, avevi la possibilità di migliorare gli allenatori. Porca miseria. Basterebbe tornare lì. Basterebbe tornare per renderci felici, per avere quella managerialità che ci piace. Non è molto complicato. Comunque, c'è da dire che molte implementazioni grafiche sono solo per Next Gen. Tu la chiami next gen, però questa next gen è già da parecchio che c'è. Io la chiamerei current gen, è la generazione prima che è old gen. Quindi
da un certo punto di vista lo capisco. Poi capisco anche chi non può permettersi magari di passare dalla PlayStation 4 alla PlayStation 5 o dalla compagine Microsoft. I voti, ma voi vi rendete conto, l'anno scorso ci hanno fatto passare i voti dati al calcio, ai colpi di calciomercato come una grande novità. Ma cioè, ad oggi voi quando fate un acquisto veramente ve ne sbattete di quanto la società vi dà? Ma assolutamente no, era una cacata all'epoca ed è una cacata oggi. Va bene, dai, mi aspetto sotto nei commenti le vostre idee, anche se più o meno penso che i commenti saranno un po' gli stessi di quelli che che avete fatto nell'ultimo video reaction. Non vi preoccupate, perché finalmente nel prossimo video reaction effettivamente ci saranno delle novità, perché appunto parleremo delle novità all'interno della carriera dell'allenatore. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate.